Adesso, Eneris, per favore, tu mi fai vedere immediatamente gli highlights di Aston Villa. Partita, possiamo Aston dire partita bellissima. Villa. Una delle partite più belle, secondo me. Una delle partite più belle di Premier di quest'anno. Non le ho viste, D'accordissimo. onesta, da quando facciamo la trasmissione ne seguo molte. È stata, secondo me, davvero, davvero emozionante. E io ve lo dico, ci credo tantissimo in questo Arsenal, ma veramente tanto. No, non Poi voglio ce ne siamo sapere la accorti, Giulia. vostra. Si è visto finalmente un bel Jorginho, eh? Esorginio. Sì, ragazzi, sì. Chi? Jorginho. Ah, Jorginho. Ok, non avevo capito. Vediamo gli No, highlights. Enerix non è un giocatore del Napoli, mi spiace. Non più. Questa ha sfracassato, eh? Basta, non mi puoi L'altro togliere. Enerix sta facendo finta di avere il Covid per non andare a Napoli. Io ho Per già favore, capito. per favore, per favore. Ho già No, ho capito già io. preso i biglietti di Napoli-Atalanta, tra l'altro. Guarda, adesso mi vedo gli highlights. Comunque voglio rispondere al direttore. Mi chiede se credo di più nell'Arsenal o in Kinderino. Chiaramente in Kinderino. Andiamo con gli Ah, highlights. cioè tu mi hai fatto interrompere tutto. Direttore, se vuole entrare è sempre il benvenuto. Beh, il direttore ci vuole rispetto, non scherziamo. Lei è sempre il benvenuto, Kinderino l'ho direttore. vista in ottima compagnia in una foto, comunque. Highlights. Il direttore l'ha visto in ottima compagnia? No, no, Kinderino Ah, c'è una foto Kinderino! che gira. Vabbè, ah, ma è con la presentatrice del Milan, ragazzi. Vabbè, Si tanto. è svegliato, dai. Vabbè, Non però mi sembrava casa intanto Milan, a me mica quella. bene un pochino Almeno mettersi, si vai. sblocca, si svuota un No, po', che aspetta, poi la aspetta. testa gira Li fa meglio. bene un pochino cosa, Leonardi? Per favore, occhio a No, quello che a me sta diciamo. bene un pochino mettersi in gioco, stare un Ma era po' là. fidanzato, si è lasciato, cioè non mi sembra una Vabbè, persona a cui ma manchi troppo. scusate, ma se uno fa una foto con una presentatrice non è più fidanzato. Posso vedere gli highlights di No, Aston si è Villa? lasciato, si è lasciato, questo te lo confermo. E so Si è anche. lasciato? Sì. E Ragazzi, ma è chiaro. so Ma perché voi non Vai, avete. Giulia, No, aspetta, ma alzati. voi non avete saputo niente qui? Non si è saputo nulla qui? Di cosa? Cioè, se è deciso di non dirlo. Niente, no, vabbè, ragazzi, non lo posso dire. Stai sentendo. Hai delle No, ma lo sai, Giulia, che io informazioni? so che ci ha provato con delle ragazze abbastanza conosciute in Italia. Ci ha provato con Dai, la ragazzi, basta, Leonardi? lasciate stare queste Vorrei povere fare un po' il cinque. corona, vorrei fare un po' il corona, ma Dai, eviterò di basta. farlo. Vediamo, Highlights, perché sennò highlights. Ilaria non viene più. Guarda, già sta pensando, ma dove sono capitata? Vai, Ti dirà se è una vediamo gabbia di questo. mammi. No, 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 tranquilli. Grande Watkins. Grande finta, lo lascia proprio lì sul posto. Esatto, Minutella. Mi farò i cazzi miei. Guardate Jorginho. Mamma mia, no, rivediamo sta. Ma dai, Nketiah ha rotto le palle, però, ragazzi. Ma non segna manco Ma con le non segna mani, manco con le questo. mani. Ma è Sta diventato segnando 4 Petagna. gol, ha fatto 20, 22 partite, ha segnato 4 gol quest'anno. Un attaccante imbarazzante. Ah no, ma l'ha No, è tolta. stato Ah, ok, l'ha Tyrone tolta. Mings. No, l'ha tolta. Il difensore, grande Mario arriva, intervento. ragazzi, mezzanotte. No, ma lì Tyrone Mings ha non ti devi. fatto Ma no, il. ma poi vedrai avanti, andando avanti, vedrai le altre sue performance. Se la mettono nelle highlights. Sì, l'hanno È messa, sì. imbarazzante, un attaccante imbarazzante. Quattro reti in tutto l'anno. Aia. Che gol, ragazzi. Bello, Grande. vero? Grande Bucaio. Gran Bucaio, gol. Bucaio. Quanto Però mi guardate piace quello che diciamo sempre, l'Arsenal come attacca le aree avversarie con L'Arsenal, sette ragazzi, ha un uomini. gioco corale Ma che pazzesco. azione è questa, ragazzi? A proposito di azioni corali, scusatemi, ma questa azione è pazzesca. E lui te lo ricordi, lui? Coutinho. Sì. Esatto. Guarda che cazzo di Ragazzi. azione. Velo bellissimo. Come l'ha visto? No, incredibile questa azione, oh. Sì, ma Chaga ha sbagliato squadra qui perché ha Mamma fatto mia, anche ha lui il fatto velo. velo anche lui. Vabbè. È rimasto uccellato dalla finta. No, no, non li ho visti le lights, chat, giuro. Ah, oddio, forse li ho visti live, non mi ricordo. Bukayo Saka lo aiuta White, tunnel addirittura di White, arrivato Moreno, ma qui arriva Jorginho che cerca White, che mette in Bello. mezzo un Guardate le geometrie di Jorginho. Ancora Questo anche è Tia. Lui. Questo è Traversa. peggio di CDK. Oh, Andy, nel mio programma non si parla male di CDK. Mamma Zinchenko. Primo Questo è gol in grande Premier League. Primo gol. Primo gol in Ah, Premier doppio gol. League? Sì, mai segnato col Manchester City in Premier League. Primo Minchia. gol. Ah sì? Non lo Sì, sapevo questo. Ma lui che lo dico anno io. è?
Sbaglio, non vorrei dire stupidate. Dopo però, ce lo verifichiamo. Allora, adesso torniamo ad insultare anche TA, ma qualcuno che faccia un applauso. Sì, ma qualcuno. Cioè, ragazzi, guarda che palla che dà Odegaard. Fuori di testa. Sì, Odegaard sì, ma... è un'altra categoria. Zinchenko, 26 anni. Questo attaccante come fa a giocare in Premier League nella squadra prima in classifica? No, Andy, ma tu che sei un attaccante, qui non ha senso spostartela andando dritto proprio. Dritto per dritto. No, allora, il movimento, se sei destro e non hai una buona confidenza sul tuo piede debole, ci può stare. Ma qua è lo sbaglio. Non andare in giù, ma tagliare, continuare la corsa diagonale. Svegliati. Non andare più. Lui a un certo punto va in giù e si fa così recuperare dal difensore. Lì è l'errore, ma da sola calcio. Qua recupera il pallone, almeno per questa palla che... Sì ragazzi, Andy Nine è un attaccante. Sbagliato. Ricordiamo quante partite siamo di fila in gol, Andy? No, io innanzitutto sono un centrocampista, ma sono in gol con stasera a 58 partite di fila. 58 di fila! Meglio di Jamie Vardy, Batistuta, Nordal. Dai, adesso c'è il pezzo più bello. Addirittura Nordal, l'ha chiamati tutti, Guardate Giorginio. No, ragazzi, però qua dire... Però dai, qui dire... Sì, vabbè, ma dire gran gol di Giorginio è follia, però, ragazzi. Questa è una papera. Io la penso come Henrik. Ma guarda là, gli è andato in faccia a Emiliano Martinez. Ragazzi, sì, ho capito. Però che cazzo esulta, cioè... Ma come esulta? Guarda, dai. Ma come cosa esulta? Ecco, ha tirato lui, non è che ha tirato suo nonno. Bello, bello. Invece, ragazzi, UK c'è una polemica proprio per questo gol, perché Unai Emery... Sì, sì, si è sfogato, Villa, vero. Raccontacelo, Salvo. Praticamente ha detto, ma come ha fatto Emiliano Martinez ad andare sull'ultimo corner lì proprio per cercare di metterla dentro? Io non gli avevo detto niente, ha fatto di testa sua, contropiede, gol. E quindi c'è una, mezza polemica. È giusto. Ma c'è più di una polemica, Salvo, perché ti cito proprio testualmente le parole di Emery. È poco intelligente. È poco intelligente, cioè le ha dato dello stupido. Non che non ce ne fossimo accorti tutti dopo il mondiale, però... Ma questa è una cavolata, scusate, sei sotto al 96esimo, metti una, vai su, poi se perdi 2-3 o 2-4 non siamo in Coppa, che dici, c'è un ritorno. Andy, però in campionato per le posizioni la differenza reti... Ma allora ti dico io... Però dai, ci provi all'ultimo... Vi ricordate Brignoli che segna al Milan? Se Brignoli non è Milan... Proprio, ma tu, Andy, stasera hai deciso che, cioè, tu vuoi che il nostro rapporto per favore finisca. Non so, cioè, ti dico, tu hai sbloccato il ricordo, uno dei ricordi più brutti. Se l'ha segnato a voi, non è colpa mia, Giulia. Tra l'altro quel gol è stata la prima in panca di Gattuso, allenatore del Milan. Lo so, Salvo, mi ricorda, ma anche tu, quindi vuoi, ho capito. E tra l'altro, se vogliamo fare un'altra cheat, Giulia, il Milan poi alla prima di Pioli pareggia con un'altra squadra giallorossa, con il Lecce, sempre per 2-2. Con gol subito, sempre nel recupero dopo il 90esimo. Ma almeno non dal portiere. Ragazzi, me lo ricordo, Giulia, queste case, ma Gattuso è una cioè, anche qui è una leggenda. Tu lo sai che ha giocato nei Rangers? No, anche per me, ragazzi, io lo amo Gattuso. Ma io gli portai la maglia dei Rangers. Dai, davvero? Se vi faccio vedere la foto. Vai. Comunque faccio un giro, chiedo questa cosa soprattutto a Ilaria, che non so cosa ne pensa. Ilaria, ce la può fare secondo te quest'Arsenal a vincere la Premier, o vedi comunque il City ancora avvantaggiato con uno United che peraltro, occhio, secondo me, allo United tutto, in maniera importante. Dici un po'. Non è distantissimo lo United, ma non penso che ce la farà comunque a raggiungere il primo posto. Auguro ad Emery di vincere il titolo, e non è una gufata, lo dico seriamente. Primo perché, vabbè, ho visto l'Arsenal in amichevole con la Lazio a Stoccolma nel 2018. Secondo perché comunque la grande rivalità fra Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger, quindi diciamo che l'Arsenal per me sarà sempre il nemico numero uno dello United nei miei ricordi, insomma. Terzo, ma il motivo più importante è perché è bello vedere come, se si dà fiducia a un allenatore, lo si lascia lavorare e piano piano si raccolgono i frutti, quindi sarebbe bello che
il gruppo venisse premiato, tutto questo lavoro che c'è dietro venisse premiato. Ma tu dici Arteta, Ilaria, vero? Mi sa che hai detto Emery, ma intendevi Arteta. Scusami, Arteta, scusami. Non lo so, abbiamo parlato di Emery adesso. Oh, mi sembrava che avessi detto Enerix. Infatti dico, chissà, forse... io me lo meriterei, Io me lo meriterei. Attenzione. Sono presente nell'audio pre-programma, io sono capace di gaffe clamorose. Bella, è... Salvo! Grande Salvo! Grandissimo! E questa foto di quando è, Salvo? Questa foto è del 2018, io venni invitato da Darino, perché tramite questo mio amico in comune, Massimo Canta, andammo a Milano, andai a Milanello e si giocò proprio un Milan-Lazio con Simone Inzaghi in panchina e il Milan vinse 2-1. E io praticamente come regalo, con degli agganci che ho qui dei Rangers, portai la maglietta a Rino Gattuso, che qui è conosciuto come Braveheart, perché giocò dal 97 al 98, giocò con Marco Negri, Gascogne, insomma con un sacco di leggende. Lui venne preso dalla Primavera del Perugia, che infatti non aveva ancora... Lui scappò da Perugia, durante la notte in ritiro per venire a Glasgow a 17 anni, e lui disse praticamente: di Glasgow mi ricordo solo una cosa, il freddo, perché c'erano tipo meno 4-5 gradi, e idolo. Poi andò alla Salernitana. Vabbè, quindi diciamo che Ilaria spera che l'Arsenal ce la possa fare, ma ci credi o ci speri solo? No, ci spero, anche perché poi... Saka è un giocatore che mi piace tantissimo, e dopo la brutta delusione che ha avuto perdendo l'Europeo, sbagliando quel rigore, non per colpa sua ovviamente, ma di Southgate che l'ha messo dentro così, come quinto rigorista, poi classe 2000, follia, capito? Neanche un minuto nell'Europeo. Ho detto: segnatevi sto nome, perché Saka, ne riparliamo al mondiale, ne riparliamo fra... Si farà valere. Un annetto due, esplode, e lo sta dimostrando ampiamente. È arrivato anche, mi pare, nella top 10, adesso non ricordo la posizione, del pallone d'oro per i giovani. E io quindi personalmente ho un'adorazione per Saka, il futuro della nazionale inglese, e non vedo l'ora di vederli segnare quanti più gol possibili. Posso fare una domanda? Dici tutto, Gabri. Vai, Gabri. Ma quindi Ilaria, te tifi Inghilterra? Sì. Attenzione. Ho la sagoma dell'Inghilterra con Leone che reggisce tatuato. Bellissimo. Perché Gabriele si è ufficialmente innamorato. No, più per Manfredi. Come per Manfredi? Ma come per Manfredi? Perché tu non tifi Inghilterra? Vabbè, no, ma c'ha 16 anni, no. Lui, cioè l'arrestano. Ah, tu non tifi Inghilterra, Gabri? Ho fatto una battuta, mamma mia, ma qua stasera c'è... No, innamorato nel senso che comunque è stato contento. Ma Gabri, scusa, ma tu c'è, cioè, una partita... No, fatemi capire questa cosa. Ma chi di voi in una partita tipo Italia-Inghilterra, cioè per capire... Tifa Inghilterra, cioè tu, Gabri, tifi Inghilterra? Dai, non è vero. Il 23 marzo vado allo stadio a vedere Italia-Inghilterra in mezzo ai napoletani. No, in mezzo a loro no. Sto facendo un pensierino, sai, Gabri, devo fare un cambio turno, ma mi sono già presa libera per il ritorno a Wembley a ottobre. Ma anche tu, quindi tifi Inghilterra, Ila? Cioè, no, ma un attimo, ragazzi, ti fate Inghilterra? Cioè, se gioca contro l'Italia? Sì. Ma sincero, posso dire, la nazionale italiana è una merda, io sto con Ilaria e Gabriele. Calvo, no. Io tifo Italia, adesso sono italiano, tifo Italia, vivo in UK. Ma io non ho scelto di essere italiano. Perché ho dovuto fare Italia? Quando abbiamo vinto gli europei, soprattutto qui, poi con gli scozzesi ci siamo messi a fare festa, quindi una goduria immane. Quindi no, ma questa cosa poi la chiediamo, chissà, vabbè, no, allora Mario sicuramente dopo glielo chiediamo, ma ti fa Inghilterra, sono sicura. No, Mario, Bulgaria. Mario ti fa Bulgaria, Giulia. Bulgaria. Ah, scusate. No, perché lui ci aveva raccontata che Liverpool è come perché una... Perché è bulgaro, Mario. Cioè, Liverpool è a parte, loro sono Scousers, non sono inglesi. Sì, tra l'altro odiano l'Inghilterra. Una volta questa polemica. Quindi possiamo dire che Liverpool è un po' la Napoli dell'Inghilterra. No, dai. Ma ragazzi, ma lo vedete che ha uno... Ragazzi, dai. Io ve lo giuro. No, vi devo dire una cosa, lo devo dire anche alla chat, perché io con Enerix mi sento anche in privato. Lui comunque... Tu Enerix stai sviluppando un'ossessione per il Napoli, no, io te lo dico. Spiego. No, aspetta, ma però. Contestualizziamo. No, perché anche i napoletani spesso dicono di essere prima napoletani e poi italiani. Il tifo, cioè quelli di Liverpool dicono lo stesso.
Siamo lì. Ma no, ma sono inglesi, ma no. Ma è l'accento che sta. Però è un'altra cosa. No, ma loro salvo dicono. No, vedi, no, lo dicono. Loro lo dicono. Noi non siamo inglesi, noi siamo Scousers, ma soprattutto per la polemica derivata al tempo contro il SAR, il giornale inglese per eccellenza, dove fatto. Sì, ma Esbura, quindi c'è un'altra cosa, sono tragedie purtroppo quelle, ma sì. Loro sono inglesi, cioè non è che non è, ma è loro come dire a uno scozzese. Sì, ma anche uno scozzese di Glasgow è orgoglioso di essere glaswegian, è sempre grande Agesilao. Grande Agesilao. Grandissimo.